Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. Oggi voglio fare insieme a voi un esperimento, una cosa che non ho mai fatto, ma sono molto curiosa di provare a fare, e cioè colorare con gli alcolici, con i colori alcolici. Allora, perché ho iniziato ad usare questi colori? Vi faccio un breve cappello. Dunque, praticamente sapete che ho iniziato a fare i miei esperimenti con la resina, che mi piace un sacco, e ho cominciato per questo motivo a utilizzare i colori alcolici, tra l'altro questi della Pinata, con cui mi trovo molto bene, devo dire. Ma li ho utilizzati con la resina per fare l'effetto Petradish, che è questo qui, che è questa esplosione di colore. E si fa utilizzando colori e resina, ma vi farò qualche video per farvi vedere perché è semplicissimo, ma è una cosa veramente divertente da fare. E quindi io praticamente ho comprato questi colori. Allora, come tanto insomma, se siete creative come me lo sapete, ho iniziato a guardare cosa si poteva fare con questi colori e ho visto tantissimi tutorial, tantissime cose che mi hanno aperto un mondo e mi è venuta troppo voglia di provare. E quindi ho deciso di provare a colorare questo fogliettino. Vi farò vedere come lo faccio io, non so assolutamente quello che verrà fuori, credo che non sarà una cosa eccezionale perché è veramente la prima prova, però vi dico già che con quello che otterrò spero di riuscire perlomeno a tagliare poi con delle fustelle delle forme da inglobare dentro le prossime creazioni in resina che farò, ma non è neanche detto, quindi vediamo un po' cosa viene fuori. Allora, intanto vi faccio vedere che cosa sto utilizzando. Come vi ho detto, gli alcolici, io ho questi della Pinata, ma voi potete utilizzare qualsiasi tipo di alcolico che avete o che trovate su internet, quello che volete. Questi, per esempio, io non li ho trovati su Amazon, ma li ho comprati da un negozio. Magari vi lascio il link nella descrizione del video, vi lascio il link del negozio dove li ho acquistati perché tra l'altro un negozio c'è una ragazza molto carina, mi sono trovata bene, ho già fatto due acquisti e mi sono piaciuti, però in questo momento non ricordo bene il nome del negozio, ma vedo di lasciarvi il link. No, ve lo dico subito anche perché qua dovrei avere un fogliettino, se non ricordo male, che ho tenuto. Allora, sì. Si chiama Fantasy di Manuela Via. Sotto vi lascio il link per accedere al negozio. Quindi i Pinata li ho presi da lei. Proviamo a fare questa cosa. Innanzitutto vi dico che non ho comprato perché è una prova, cioè prima volevo un attimino capire e quindi come sapete insomma cerco sempre di cercare di usare le cose che ho, come dico sempre di fare a tutti. Ho utilizzato della carta fotografica, questa è della semplice carta fotografica, non ho comprato la carta apposta per gli alcolici, magari il risultato sarà anche migliore, però anche questa è una carta lucida da foto e quindi non lascia passare sicuramente l'alcol dall'altra parte, direi che va bene. L'unica cosa che ho dovuto comprare è stata questa, cioè l'alcol isopropilico, che comunque è un alcol che poi si può utilizzare per svariate cose, per igienizzare, per come si utilizza l'alcol etilico. Vi dico subito che chiaramente ho provato ad utilizzare l'alcol etilico che avevo in casa per gli alcolici. Avevo provato su un plessiglass dei portachiavi, avevo provato direttamente là e non funziona, perché l'alcol si asciuga immediatamente, non è venuto assolutamente quello che volevo. Non ho provato ad utilizzarlo sul foglio, ma secondo me la resa è la stessa. Infatti avevo letto che bisognava avere per forza questo alcol e quindi ho fatto che comprarlo per provare. Quindi cosa ho fatto? Ne ho messo un po' perché non mi sono ancora munita di boccettine con il contagocce per farlo. Comunque ho messo un po' di alcol dentro un bicchierino di plastica, io sto utilizzando una di queste pipette che mi sono arrivate con gli stampi in silicone per la resina e utilizzerò questo. E poi semplicemente una cannuccia per spandere il colore. Quindi fatto ciò, cominciamo. Allora io vi dico, proverò a fare come mi viene in mente di fare, però non so neanche se, perché adesso ho visto un po' di tutorial, ma sapete che si guardano tante cose poi alla fine. Allora, io proverò a mettere. Intanto metto dell'alcol perché ho visto che è meglio se il foglio intanto è già un po' bagnato, così praticamente si spande meglio il colore. Poi aggiungerò le goccine man mano che mi servono, però intanto do
Ok, metto un po' di alcol così. Ora facciamo che boh, utilizzo. No, partiamo da un bel color magenta, va? Così si vede bene nel video perché questo è un colore che spara tantissimo, mi piace un sacco. Quindi, vediamo un po', metto una goccia. Sì, questi colori si usano a gocce praticamente. E poi con il mio, con la mia cannuccia vado ad allargare la mia macchia. Anzi, sapete che faccio? Non ci riuscirò, ma io provo a fare un fiorellino. Vediamo un po'. Allora, facciamo così, provo a fare un fiore, quindi provo a fare delle macchie che potrebbero corrispondere ai petali. Lo so, sarà troppo presuntuoso, verrà una schifezza, ma fa niente. Proviamoci lo stesso, vediamo insieme cosa viene fuori, non lo so. Quindi metto un'altra goccina qui, cannuccia. Vedete che qui chiaramente manca un pochino di colore, vediamo se glielo possiamo aggiungere così, non lo so. Questi colori sono. A usarli con la resina mi sono divertita un sacco. Sì, in effetti non è venuto più tanto bene perché non c'è più la divisione, ma non importa, dai, adesso vediamo un po'. Aggiungo un po' di colore qui così, cioè scusatemi, un po' di alcol, se lo prendo anche magari esce. E facciamo lo stesso qua. Dovevo. Ah, tra l'altro guardate, se io già lo solo lo sposto. Ho messo poco colore, sono tirchia come al solito. Porca miseria. Allora, mettiamo una goccia anche un po' più grande, va. Che forse prende meglio. Così. Vedete che poi con l'alcol, voi basta che spostiate il vostro foglio. E lui si allarga e la macchia si allarga. Invece, quando ho visto che quando usate, guardate, la cannuccia, vi faccio vedere, si crea, vedete, una linea di colore, guardate, lo sto scoprendo adesso insieme a voi, ecco, si crea una linea di più profonda di colore che una volta asciutta rimane sicuramente più scura, che non è male, devo dire. Per cui proviamo un po', facciamo gli esperimenti così cerchiamo di capire un attimino la differenza. Sì, questa cosa è interessante. Per cui adesso io vado qua, giro veloce, bisogna essere molto veloci, eh. Questa è una cosa che. Vedete che forza di fare. Guardate qua. Sto soffiando e qui si delinea di più il colore. Ora facciamo ancora qui, poi vediamo se riusciamo a dargli una forma di fiore in qualche modo. Io ci provo, eh. Se non ci riesco, vorrà dire che non sarà un fiore, ma sarà uno di quei quadri astratti che fanno. Vorrei capire perché la prima parte che ho fatto è venuta molto più. Ah, sì, ma l'ho capito perché. La prima parte che ho fatto è venuta molto più scura, ma perché? Esatto. Avevo usato meno alcol. Invece qui ho esagerato con l'alcol e quindi è diventato tutto molto più chiaro. Quindi adesso che ho capito un po' come funziona, vado ad aggiungere un po' di direttamente di colore. Ecco, vedete, qui asciutto non funziona più, guardate, si vede subito. Quando si asciuga non riuscite più a spandere. Non riuscite più a spandere il colore, perché il colore deve essere, praticamente ci deve essere. Allora, adesso ho capito, un pochino.
ci deve essere il foglio che leggermente deve essere bagnato per forza, come in questo caso, ma non troppo. Se voi lo bagnate appena appena, quando sparate il colore con la cannuccia, così, vedete che lui si allarga ma rimane scuro. Se invece abbiamo più alcol, in automatico rimane tutto immediatamente più chiaro. Per esempio, qui non mi piace proprio per niente, quindi io cosa faccio? Vediamo un po', perché così impariamo anche le correzioni, che si possono fare tranquillamente, sono sicura. Gli metto ancora un po' di alcol, un po' di colore. Infatti, vedete? Ripasso e guardate un po'. Ok, direi che qualcosina l'abbiamo capita. Comunque questa tecnica è anche bellissima. Sì. Perché vengono delle sfumature di colore. Io adesso sto usando, allora, io adesso sto usando solo un colore. Adesso chiaramente cosa faccio? Vado ad usare un colore diverso. Voglio vedere. Allora, il nero potrebbe anche essere, se io lo mettessi al centro per fare una specie di. Sì, però ho paura di fare una stupidaggine, ma non importa, tanto stiamo provando, così cerchiamo di capire. Sì, poi io fenomeno ho voluto già fare il fiore, certo. Manco fossi capace a usare i colori, ma non importa. Allora, io adesso ho messo il mio alcol qui, il mio colore nero al centro, però da quello che ho visto intanto lo faccio asciugare un po'. Lo faccio asciugare ma senza l'alcol isopropilico, così. Ok, così non si sposta. E adesso, vediamo se funziona, facendo molta attenzione, vado a mettere un po' di alcol, ma proprio qualche goccia lì, vediamo un po'. Non funziona, non viene quello che pensavo. Allora, vediamo un po'. Così un pochino. Ho capito anche questa. Allora, praticamente, se voi mettete prima il colore e poi l'alcol sopra, non, la sfumatura ci viene, ma è leggerissima. Bisogna fare il contrario se volete un colore molto più con la sfumatura molto più evidente. Io adesso faccio una prova, metto l'alcol qui, guardate la differenza, gli metto una goccia di nuovo di nero e vedrete che cambia tutto, sono sicura. Allora io metto una goccina qui, ok? Se adesso sparo il nero, esatto, vedete che mi ha allargato, cosa che prima non ha fatto proprio per niente. Cerchiamo di non toccare. Sì, questo fiore. Ok. Volevo fare la macchia nera centrale, ma è venuta proprio una macchia. Niente a che vedere con quello che avevo in mente. Vediamo un po' se riusciamo a. Ok. Ok, così. Allora, fatto ciò, farei ancora una cosa. Allora, visto che ho provato a fare il fiore, potrei continuare a dare colore, ma no, ci voglio ancora provare, voglio vedere se riusciamo a fare qualcosa di decente. Quindi, cosa facciamo? Intanto asciugo un attimino il tutto. Ok, quindi l'asciugo con la pistola dell'embossing o con il phon, come volete, comunque asciugo così perché è ancora un po' bagnato. Ok, ora farei così. Allora, prendo un pennarello indelebile color oro che dovrei avere.
questo giotto, prendo uso questo, decor metal, comunque penso che vada bene qualsiasi cosa. E intanto proviamo a vedere, intanto se scrive, come scrive, sì, scrive, e voglio fare intanto una forma, vedete, una cosa un po' così, che dia una parvenza ai miei petali. Ok, visto che non sono riuscita a farlo con l'alcol ink, io glielo faccio così. Ok, vedete che non è male. E già che ci sono, voglio anche andare a delineare un pochino anche queste cose qui all'interno, che non sono niente male. Giusto così per dove ci sono, perché non si vede bene nel video, però ci sono proprio questi effetti bellissimi che ha fatto il colore, proprio belli. E poi voglio fare un'altra cosa, cioè vado a prendere il mio allora potrei prendere un bianco anche qui, uso questo. Perché stavo pensando se farlo sempre con l'alcol, ma no, lo faccio direttamente con un pennarello e vado a creare, sì, che anche se rimane un po'. No, non va bene perché mi sta sporcando la punta, no, è ancora un po' asciutto, probabilmente è ancora troppo bagnato. Allora, facciamo così. Intanto dovrei avere un pennarello gel, forse. Ho anche questo argento, vediamo se l'argento funziona. Ma sì, un po' di più. Sì, allora ci vogliono questi qua, sempre un argento di quelli, sempre un giotto di quelli indelebili. Sì, con questo vedo che viene meglio. Quindi andiamo a fare una specie di corolla al centro, così magari si vede un po' meglio, perché sennò non si vede proprio. È venuta solo una macchia scura. Ecco. Così, insomma, un minimo di forma di fiore ce l'ha. Ok, e ho utilizzato solo un colore. Infatti, adesso speriamo di non rovinare tutto, però voglio provare a fare un'altra cosa, tanto ormai stiamo provando tutto. Voglio provare a mettere anche una sfumatura di un altro colore che potrebbe essere, vediamo un po', il dorato no, perché il dorato ho visto che già è venuto bene così, quindi va bene così. No, volevo proprio mettere un colore che spezzasse di brutto da questo. Boh, il viola banale, il blu. Ma sì, dai, proviamo. Allora, volevo per esempio metterlo, facciamo così, allora mettiamo un po' di alcol qui, ne cade troppo con quel, devo comprare proprio una cosina che mi permetta di spanderlo meglio. Esce troppo e mi fa macchia. Guardate che bello questo colore qua. Sì, mi piace. Però ho bisogno che arrivi fino al fondo, quindi ne metto ancora un goccio qui. Fatto una schifezza perché ho messo sul bianco che non dovevo, va bene, lo correggerò dopo. E ne vado a mettere ancora un po' qui, per esempio, così. Bon, così l'abbiamo proprio fatto insieme, perché a volte vedete che uno pensa che si tratta proprio di sperimentare e capire come funzionano le cose, perché altrimenti non si riesce mica. Quindi ho messo un po' poco, è venuta una macchia, ma non è venuto ben colorato. Proviamo così. Allora vado giù, ok.
Ok, così già è meglio. Adesso ho visto più o meno come fare, guardate, forse adesso ho trovato la quadra, Io metto un po' di alcol, poi vado a mettere la goccia qui. Ok. La faccio andare un po' più giù che arrivi fino al bordo dove voglio e poi in maniera un pochino più decisa, perché poi qual è il discorso? Che adesso uno non sa bene come funziona il colore, no? E quindi ha paura di usare. In realtà ci vorrebbe, ho visto che usano un attrezzo che spara l'aria in maniera regolare ma più potente di come fa la cannuccia, che è molto selettiva. Sono delle piccole, è un piccolo fascio di aria. Invece c'è questo attrezzino che, insomma, è una cosa molto carina, che spara l'aria in maniera diversa, in maniera più larga, quindi si fanno delle cose decisamente più belle. Quindi niente, possiamo tranquillamente andare a ritoccare, quindi non c'è problema, lo facciamo tornare grigio. Sì, perché questa parte qua l'avrei dovuta fare prima, però mi sono dimenticata, sono partita subito col dorato e quindi direi che faccio così. Allora, ne metto ancora un po' qui, appena appena. Sì. E lascio la parte sotto più chiara, ho deciso adesso in questo momento. Quindi vedete, va, blocco e poi spandiamo un po' bene, così. Ok, devo riprendere delle cose che ho un po' coperto col colore, ma non importa, perché tanto le posso anche rifare. Ok, va bene. Vabbè, come vi avevo anticipato, non è niente di così carino, perché però ho visto insieme a voi come utilizzare gli alcolici. Avrei potuto fare qualcosa di più astratto, così veniva bene, perché tanto l'astratto viene tutto subito bene, e invece abbiamo fatto qualcosa di decisamente più complicato, ma intanto vedete che un pochino l'effetto lo dà. In questo caso, in qualunque caso, utilizzerò questo per fare magari con delle fustelle per ritagliare dei particolari che inserirò nella resina, perché i colori sono veramente, guardate, guardate come brilla. Ecco, così si vede. Ah, è troppo carino. Questo penso che sia proprio dovuto ai colori pinata, comunque che sono eccezionali, devo dire, non li avevo mai usati in questo frangente, ma mi piacciono un sacco, sono proprio carini. Infatti proverò a fare delle altre cose. Allora, spero che vi siate divertiti a provare insieme a me gli Alcolink e magari poi proverò a fare qualcosa di un pochino più carino di questa cosa che è venuta fuori. Comunque dai, lasciatemi sui commenti quello che ne pensate, tanto così l'abbiamo provato insieme. E non è detto che tutto debba venire perfetto. Vedete che le prove si fanno e quello che viene, viene. In qualche modo, comunque, non preoccupatevi che utilizzerò anche questo. E come vi dico sempre, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. E se avete da farmi delle domande, oppure lasciatemi un commento che mi fate proprio, proprio felice, così mi piace leggerlo e mi piace rispondervi. E detto questo, come al solito, vi do un bacione, vi auguro una buona giornata e ci vediamo con il prossimo video. Un abbraccio, ciao ciao!